Anticipazioni uomini e donne over, Gemma vuole che Raffaele lasci lo studio. Secondo le anticipazioni di uomini e donne over pare proprio che Gemma abbia interrotto l'ennesima conoscenza chiedendo, però, a gran voce, che il suo corteggiatore, Raffaele, giunto nel programma di Maria De Filippi per conoscere lei, lasciasse lo studio immediatamente. Nella registrazione del 31 gennaio 2018 della nuova puntata della trasmissione è accaduto di tutto. Gemma e Giorgio sono stati ampiamente contestati dal pubblico presente in studio, dagli altri protagonisti e soprattutto dagli opinionisti. Gemma ha litigato con Raffaele e con Giorgio, ma soprattutto con Tina. Giorgio, dal canto suo, ha litigato con l'opinionista e con alcuni signori presenti in studio oltre che con Gianni Sperti. Anticipazioni uomini e donne over, Gemma lascia Raffaele. L'ultima esterna fra Gemma e Raffaele non è andata nel migliore dei modi, i due, più freddi che mai, non hanno fatto altro che litigare. La dama torinese, a quanto pare, non ha affatto gradito gli apprezzamenti del corteggiatore nei confronti di Tina Cipollari. L'uomo, invece di chiederle scusa, le rinfacciato di averlo usato. In studio i due hanno pertanto concluso la loro conoscenza nel peggiore dei modi e Gemma, visibilmente arrabbiata, ha chiesto a gran voce che Raffaele lasciasse la trasmissione. Lui, infatti, era giunto a uomini e donne over solo per conoscere lei e non per far parte del programma. L'uomo però si è seduto nel parterre dicendo di voler rimanere per incontrare l'anima gemella. Tina, durante tutta la querelle, non ha risparmiato a Gemma i suoi giudizi e commenti al vetriolo e ha litigato con lei. Anticipazioni uomini e donne over, Gemma vuole ballare con Giorgio? Gemma ha poi chiesto di ballare con Giorgio e quest'ultimo ha accettato. Tina ha fatto di tutto, però, per impedire che i due danzassero insieme nel centro dello studio. L'opinionista ha strattonato il corteggiatore e gli ha urlato di tornare a sedersi al suo posto. Solo le critiche delle persone presenti in studio hanno avuto effetto. Quando la gente lo ha accusato di essere falso, infatti, Giorgio è tornato sui suoi passi e ha negato il ballo a Gemma. Il corteggiatore fiorentino ha poi litigato con Paola, sua corteggiatrice, lasciandola, e con Gianni Sperti per il regalo fatto ad Anna per il suo compleanno.